Ciao, come stai? Spero tu stia molto bene. In questo video parlerò di dieta ipoesodica, cosa mangiare e in quali quantità. La dieta ipoesodica è povera di sodio, di calorie e di lipidi. Indicata spesso per la cura e la prevenzione di alcune patologie o in caso di ipertensione. Non è detto che il sale sia nemico di salute e linea, ma una dieta ipoesodica, vale a dire povera di sodio, di calorie e di lipidi, può essere molto indicata per la cura e la prevenzione di alcune patologie, soprattutto di quelle legate all'apparato cardiocircolatorio e digestivo, o in caso di ipertensione, senza dimenticare mai che in presenza di disturbi o malattie vere e proprie una visita presso uno specialista di riferimento è fondamentale per la propria salute e che nessun regime alimentare dovrebbe essere iniziato senza prima un consulto medico. In linea di massima, una dieta normosodica dovrebbe apportare dai 2400 ai 3500 mg di sodio al giorno, mentre una dieta ipoesodica dovrebbe apportarne meno di 800 mg. Una dieta ipoesodica da portare avanti per lunghi periodi, invece, dovrebbe attestarsi intorno ai 1500-1800 mg. Cosa e quanto mangiare? Nella dieta ipoesodica vanno consumati cibi privi di sale aggiunto, salumi e insaccati vanno consumati con moderazione, vanno evitati i condimenti che contengono sia sodio sia glutammato monosodico, che viene utilizzato per esaltare la sapidità di un prodotto, quali, ad esempio, dadi, salsa di soia o senape. Gli alimenti conservati sono sempre ricchi di sodio. Per questo motivo bisogna eliminare ogni tipo di scatoletta, vasetto, barattolo, lattina in dispensa. Vanno preferiti, invece, i cibi freschi. È fondamentale prediligere tipi di cottura semplici, come il vapore o la griglia. Gli alimenti vanno conditi moderatamente e solo con olio a crudo. È necessario bere molta acqua a basso contenuto di sodio e mangiare molta frutta e verdura di stagione. Sarebbe bene sostituire pasta, pane e farinacei raffinati con cereali e legumi interi ed integrali. Meglio preferire il più possibile, rispetto alla carne, il pesce azzurro, perché ricco di omega 3, tonno fresco, alletterato, ricciola, palamita, serra, leccia, lampuga, sgombro, lanzardo, alice, sarda, aringa, aguglia, boga ecc. Il caffè dovrebbe essere limitato a 2 tazzine al giorno. È concesso un solo bicchiere di vino a pasto. In caso di sovrappeso o obesità è necessario ridurre del 30% le porzioni. È fondamentale consumare almeno 5 pasti al giorno. Esempio di menù. Le regole di questo regime non sono molto differenti da quelle note per lo schema dello stile alimentare mediterraneo. La scelta di alimenti freschi e l'eliminazione dei condimenti pronti e delle salse è la principale indicazione per ridurre l'apporto di sale. Ecco lo schema per una giornata tipo. A colazione una fetta di pane fresco al naturale senza sale con confettura e una tazza di tè o latte e caffè e un frutto a metà mattina. A pranzo una porzione di pasta integrale con legumi e verdure, uno yogurt al naturale a metà pomeriggio. A cena pesce fresco alla piastra condito con poco olio extravergine di oliva. Una porzione di verdure fresche di stagione e una porzione di pane senza sale. Le verdure sono molto più che un contorno, le verdure cotte e saltate in padella con olio extravergine e erbe aromatiche, con riso, grano o farro integrale, rappresentano una ricetta che può servire come piatto principale per un pasto. L'apporto di proteine può essere garantito da pesce o formaggio fresco senza sale aggiunto, ancora, da un uovo o due conditi, solo con poco pepe. Consiglio generale. Ogni patologia minore può essere decisamente meglio gestita se il soggetto ha un buon stile di vita. L'alimentazione quindi è un'arma in più che è tanto più potente quanto più si vive meglio.
Per esempio, è decisamente inutile occuparsi di mangiare bene se poi si fuma. Si ha una vita totalmente sedentaria, ci si concede troppo spesso agli alcolici, eccetera. Ora, ti piacerebbe conoscere e applicare il metodo che mi ha aiutato ad eliminare il grasso addominale in un modo naturale ed efficace? Se la tua risposta è sì, ti invito a cliccare sul link che è nella descrizione di questo video.